Salve a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova partita di StarCraft 2 Heart of the Swarm sul mio canale. Quest'oggi vi porto una partita fra Nerchio, giocatore polacco, giocatore che avevo già visto ai tempi di StarCraft 2, giocatore che è dotato comunque di una. Comunque, dotato di skill più che discrete, e Empire Cass. Giocatore che ho, mi pare di aver già castato, giocatore ucraino, se non sbaglio, del quale però non mi sono informato, quindi non vi so dire molto riguardo alle sue abilità. Questa partita è presa dal Karpeski e qualcos'altro tournament. Lo sono andato a cercare giusto per uscire dai soliti Dreamhack e VCS, che intanto uno può rompersi le balle a sentire sempre Dreamhack, tutto il resto, quindi sono andato a pescare questa partita che c'è stata però un po' di tempo fa, questa qui mi pare nell'agosto del 2013, quindi sì, una partita un po' vecchiotta però comunque per uscire un po' dai soliti canali, magari per le prossime volte andrò a pigliare magari delle partite di ladder decenti, sperando che vi piacciono. E quindi oggi ci andremo a vedere questo TVZ o TVP, dipende per chi fate il tifo, e quindi tutto il resto. Vediamo qui come che Nerchio fa partire i suoi overlord da entrambi i lati della mappa. Ricordo, questa mappa è a 4 spawn, questi qui, i nostri amici sono capitati in cross position. E quindi ha fatto partire i due overlord in questa direzione, ma probabilmente gli converrebbe mandare un drone in avanscoperta, perché il suo avversario si trova proprio nel punto in cui i due overlord non arriveranno a guardare. Intanto, sapendo di essere contro terra, prendi Hatchery First e poi Pozza. Mentre andiamo a vedere che Empire Cass va a fare un CC First. Un CC First e subito dopo butta giù la caserma. Butta giù la caserma, mentre vediamo c'è un gas fatto preso abbastanza velocemente per Nerchio, quindi probabilmente proverà un push fatto molto molto presto con il Ling, con la Speed, oppure comincerà a bancare gas per fare bene Ling, che contro Terran si sa sono sempre abbastanza efficaci. Tanto gli Overlord qui arrivano, questo Overlord è passato di qua, vede che non c'è nulla, quindi probabilmente eccolo qui, si andrà a posizionare ai lati della base di Cass, abbreviamolo così per comodità, altrimenti nelle fasi concitate sarebbe complicato nominare due giocatori. Intanto vediamo come i due giocatori attualmente cominciano a venire fuori le regine per Nerchio, che si sa che lo Zerg senza regine non vive, lo so per esperienza personale. Intanto doppio centro di comando orbitale in arrivo per Cass, il quale ha preso un gas, quindi probabilmente vorrà fare forse una fabbrica qualche momento. Intanto vediamo che Nerchio è arrivato a 100 di gas, dovrebbe far partire la ricerca della speed per i Ling. Dai su. Probabilmente non se n'è tanto curato. Sono partiti dato due Ling a scoutare. Tranquillamente, mentre qua è partito in questo momento un SCV scoutare. Entrambi i giocatori hanno scoutato abbastanza tardi, ma ad alti livelli lo si vede fare abbastanza spesso, in modo da poter vedere già che guild ha attuato il proprio avversario. Arrivano qui, vedono questo bunker. Non hanno visto l'espansione, ma se questo bunker è qui, l'espansione o è già scesa o sta per scendere a breve. Intanto vediamo, qui c'è un reattore in arrivo con una fabbrica, quindi probabilmente vedremo degli Helion. Mentre di qua questo SCV entra, scouta praticamente tutto. Andiamo a vedere. No, è questo. Scouta, sì, praticamente tutto. Vede il secondo gas, vede l'espansione, vede addirittura il terzo gas. Il terzo gas, attenzione, c'è un altro centro di comando in arrivo per Empire Cass, che sta andando di macro molto molto spinta. Abbiamo qui questo reattore che è stato completato, probabilmente cominceranno a uscire Marine in maniera copiosa. Qui c'è un modulo tecnologico, quindi probabilmente potremo vedere il famoso esercito della morte, ovvero Marine Tank. Abbiamo un'altra caserma qui vicino, una seconda raffineria in costruzione. Se vuole fare dei tank dovrà farne probabilmente altre due. No, questa fabbrica decide di fare questo dump e di andarsene e di costruirne un altro, quindi probabilmente vedremo una giocata di bio, perché questa caserma appena completata verrà a prendersi questo modulo tecnologico.
Nel frattempo di qua abbiamo due Gasperesi ed eccole, le Mutalische. Immaginavo che con quattro gas si andasse a muta, o si va a muta oppure si fa una giocata del tipo Rocidra, ma dipende. Io di solito il Rocidra tendo a farlo contro, molto contro Protoss, non contro Terra. Contro Terra vado di un Ling Roach finché ce n'è, per poi alla fine tirare fuori Patriarca o Ultralisk a seconda di come gira la situazione. Le mutalische bene o male le faccio sempre perché comunque la spirale se non per le muta serve per i corruttori e quindi è sempre bene farla. E intanto quella la spirale qui che pulsa che vuole uscire ma dice vorrà ancora un po'. Speed per il Ling non ancora ricercata? Attenzione Nirchio potrebbe pagare questo fatto anche perché o decide di andare di mono mutalische oppure deciderà di attuare qualcosa. Attenzione, parte subito la ricerca per gli attacchi più uno per le muta. E subito 8 muta in produzione, quindi ha deciso di fare proprio le mutalisk, le quali però probabilmente sono state scoutate. Andiamo a vedere, no, non sono state scoutate, ma probabilmente se l'aspetta da parte dello Zerg. Vediamo qui, c'è la terza base per il Terra non posizionata, sta posizionando ora la terza base Nerchio. Nerchio che non ha scoutato benissimo. Intanto qui abbiamo queste Medivac che decidono di prendere e venire a dare un po' fastidio. Parte solo ora la speed per i Ling. Non so se forse hanno dimenticato proprio una build che voleva fare proprio le mutalische molto velocemente, risparmiando addirittura questo gas per bancarlo. Forse sì, forse ni. Attenzione, abbiamo queste le prime mute che vengono a dare il benvenuto ai primi Marine. Abbiamo anche una mina qui che potrebbe ricambiare il favore. Però, infatti, le mute si tengono a distanza perché vi ricordo che la mina. E qui forse faceva ancora il danno maggiorato. Vado a vedere. No, probabilmente qui era già stata nerfata. Viene mandato avanti uno Zergling che disinnesca la mina e poi via con tutto il resto. Zergling è muto. Infatti, come potete vedere, Kasa decide di riportarsi da un'altra parte i Marine che però vengono assaltati da queste mute. Le mute sono abbastanza. C'è una muta per Marine. L'uno contro uno. La mutalisca dovrebbe riuscire a far fuori il Marine in scontri di. Sì, e per tutti i Marine e tutte le Medivac. E a questo punto abbiamo questo gruppo di Ling senza speed con qua le mutalische. Ling senza speed e le mutalische potenziate che partono alla carica, mentre di qua vediamo che abbiamo altri Marine, altre mine. E abbiamo qui, si sta buttando giù veramente di tutto, altre fabbriche, altre caserme in arrivo. Il più uno per l'attacco in arrivo, sta arrivando anche il più due alla difesa. Mentre qua c'è la ricerca dello scudo in arrivo, quindi c'è già lo steampack. Vediamo, arrivano le muta. Qui c'è una torretta lanciamissili che probabilmente viene vista. Vediamo, parte l'attacco in questo momento. La torretta lanciamissili viene anche circondata dagli Zerg. Probabilmente verranno richiamati in base a tutti gli SCV, altrimenti li perderà. Il buon Kas, no, decide di farsi macellare gli SCV. Dove sono i Marine? I Marine erano completamente fuori posizione. Erano andati a proteggere la terza base. Queste mute hanno fatto veramente un macello. Andiamo un attimo a vedere. Laboratorio uccisi 13. 13 lavoratori uccisi sono tantissimi perché sta ancora laggando. Non ho idea. Vediamo qui queste muta passano, fanno i loro macelli, devono ora scappare perché sono arrivate le mine. Arriva la pioggia di Mule per compensare i lavoratori uccisi. Vediamo che di qua sta partendo però una marea mutalischi e Zergling. Sembra abbastanza azzeccata, è partita del potenziamento il più 1 per attacco e difesa delle unità terrestri, il più 2 per i volanti e stanno arrivando anche i Veneling con la speed. Ha la possibilità di fare i Veneling, vediamo. Decide di ingaggiare questi Marine, ma questi Marine hanno anche lo steampack. E sono. Attualmente sono più 1. Sono più 1 all'attacco. Viene completato questo bunker, ma probabilmente questa base dovrà essere, oltre che evacuata, anche sollevata. Vediamo, arriva anche un drone. Non si sa bene cosa ci faccia qui questo drone, ecco, è stato macellato immediatamente. Di qua abbiamo ancora una mina, Nerchio, che non si è ancora preso la quarta base, forse ha buttato giù un macro acero, intanto che di là se ne danno. No, intanto le mutalisce qui sono venute a fare un giro in base, queste muta stanno facendo esattamente quello per cui sono state create, ovvero rompere i cabasisi, ovvero le scatole. Ovvero le scatole in giro, perché ricordo che le mutalisce non sono eccellentissime unità di attacco e difesa perché hanno, sì, fanno il danno che rimbalza tutto, ma non hanno un DPS altissimo, quindi come main army non funzionano tanto bene come insegna il buon. Aspetta, mi verrà in mente chi è che l'ha detto, è DTCS, mi verrà in mente.
I Borneri del DCS e le Mutalisca per dare fastidio vanno benissimo, ma in attacco e in difesa fanno cagare. Intanto più due in arrivo per l'attacco, non arriva il più due per la difesa, fuori è stata liberata la spazio per la terza base, c'è qui l'attacco sulla terza, ma ci sono anche due imparatori da Reman forte. E a questo punto non so cosa si possa inventare il buon Casper, riuscire a portarsi a casa la partita. È vero che siamo ancora tre vasi contro tre vasi, ma queste mute hanno dato un discreto fastidio, non capisco perché Nerchio non si vada a prendere la quarta, probabilmente si sente sicuro così, e quindi decide di rimanere così. Continuano a venire fuori marine e mine, sta arrivando che il più 2 attacco e difesa per i marini, il più 2 sta arrivando che il più 2 all'attacco dei volanti ormai è completato, viene preso un'intera medivac carica di marine, questa è una discreta perdita, quella qui, la quarta base e la fossa di infestazione, quindi per passare poi abbastanza velocemente ad alveare e avere i potenziamenti a 3-3. Continuano a darsela questi giocatori. Intanto vediamo altre tre caserme in arrivo da parte di Casca, però non sta prendendo abbastanza. Vediamo come è molto sotto come Psy rispetto al suo avversario. Questo non è un bene. Questo non è un bene. Vediamo qui che i Marine continuano a correre in giro per le basi, ma quelle muta sono molto più veloci e come vedete stanno praticamente impedendo a Cass di prendere minerali in continuità. Ci sono due mine addirittura alla protezione della terza base, ma qui vediamo come sia muta che Link e Beneling sono riusciti ad entrare. Sia muta che Link e Beneling sono entrati, hanno pulito praticamente la terza base, vediamo il conto delle unità uccise è salito a 47. 47 unità uccise, ragazzi. Infatti che gli ha distrutto 47, gli ha distrutto due basi. Sono gli SCV che stanno su due basi, intanto qua Nerchio naviga nell'oro, si è andato a prendere la terza base, la quarta base con i gas e tutto il resto, Beneling in creazione, Overlord che erano stati mandati in avanti, vengono subito richiamati, mentre si ritrova su play block, attenzione questi marine che passano da questo lato, ci sono queste rocce distruggibili, questi Overlord devono muoversi ad uscire, mentre di qua le muta fanno il bello cattivo tempo, più che altro il cattivo dal lato del Terran, buono dal lato dello Zerg. Uncini meccanici in arrivo, quindi le mine si sotterrano praticamente istantaneamente una volta che questa ricerca sarà completata, ma dubito che riuscirà a completarsi. Le mine esplodono, fanno i loro danni, ma ormai qui ha preso il sopravvento lo Zerg, continua a inviare tagging e tutto, il mio PC continua a laggare, adesso non ho, quello che ho fatto non ha ancora risolto i problemi di lag. Adesso vediamo qui come andrà avanti, vediamo questi Veneling, i Marine non vengono minimamente mossi. Sono stati persi un sacco di Marine, vediamo qua le Mutalisk che stanno effettivamente facendo bel cattivo tempo. Si stanno accumulando Marine di buono, ma praticamente Cassa sta praticamente prendendo minerali solamente da una base, in pratica è della sua main, quindi anche in via di esaurimento. Vediamo che di qua questo muro di imparatori con questi Veneling fungono da ottimo deterrente, rimangono un paio di mine. E Cassa alla fine è costretto a dare il GG. Una partita giocata molto bene da Nerchio, probabilmente allora quella scelta di non fare la speed prima, non fare la speed ha pagato, perché probabilmente era una tattica per avere le mutalische in tempo molto breve, poi come potete vedere ha arrasato continuamente il proprio avversario, impedendogli di minare, soprattutto, ve le faccio vedere ancora, gambizzandogli l'economia in una maniera pazzesca, 64 lavoratori uccisi. E poi è stato molto bravo a difendersi, qualche imparatore su questa base, qui c'era una regina, qui c'era la regina, questa è stata presa molto dopo quando ormai la partita era segnata, il povero Imparicasso non ha potuto fare altro che soccombere all'abilità di Nerchio. Bene ragazzi, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale, pubblicizzate il canale con i vostri amici, in descrizione c'è sempre l'indirizzo email per mandarmi le vostre partite se volete e noi ci vediamo al prossimo video.